piaceva l'atmosfera del circo, mi ha sempre affascinato il viaggio, l'incontro con gli altri, poi mi piaceva il gruppo, il fatto di lavorare insieme ed è esattamente quello che sto facendo, sto lavorando in un circo, in un bellissimo circo. Per me la libertà è un aspetto fondamentale e la moda ritengo che sia l'ambito dove, diciamo, più di ogni altro una persona può essere se stessa. Ho vinto una borsa di studio sull'imprenditoria, sceglievano due ragazzi a regione, intraprendenti, farli conoscere. Insieme a me aveva vinto una ragazza, Roberta, insieme a noi c'erano altre due persone, una è Barbara, che purtroppo è una mia carissima amica che non c'è più, e il mio socio che invece è ancora con me. Insieme quattro ragazzi giovani, perché avevamo veramente 20 anni, 21, e abbiamo senza soldi. Abbiamo provato tre linee di prodotti. Profumeria, appunto mobili, e abbigliamento, e dipingevamo di notte e giravamo a vendere di giorno. È molto importante essere sempre molto intraprendenti, avere coraggio, lanciarsi. Abbiamo avuto risposta appunto nell'accessoristica maschile. Facciamo cravatte, papillon, tutto pezzi unici dipinti a mano. Abbiamo avuto molto successo. È nata questa linea dedicata proprio alla cerimonia, un mondo che io stessa non conoscevo. A un certo punto le altre aziende di capospalla, di abito, hanno iniziato a proporre anche gli accessori, quindi il gilet, la cravatta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che noi potevamo essere tagliati fuori dal mercato e chiudere. Ci siamo resi conto per tempo di questo e abbiamo iniziato il percorso del total look maschile. Ci siamo lanciati all'estero. E questo ci ha consentito oggi di avere ciò che abbiamo, cioè un'azienda molto ben strutturata, conosciuta in tutto il mondo. Il gruppo secondo me è un aspetto fondamentale e è la cosa forse più importante, perché un imprenditore o anche un artigiano da solo non può fare nulla. Oppure può fare molto, però sicuramente non può fare azienda. Le persone sono quelle che ti creano l'azienda. E credere in un progetto e portare avanti una filosofia dell'eccellenza che va dal prodotto al rapporto che si instaura tra di noi, tra noi e i nostri clienti. Per costruire azienda bisogna avere la cultura del cliente. Noi adesso sono 21 anni che facciamo azienda, fin dall'inizio abbiamo portato avanti il nostro nome e non abbiamo mai lavorato con terzi, anche se ne avremmo avuto bisogno, però siamo sempre stati archetipo e questo ci ha consentito di essere riconoscibili nel mondo. Se non avessimo fatto questo, probabilmente non avremmo costruito nulla. C'è molta facilità per i prodotti italiani, made in Italy, di riuscire all'estero. Non dobbiamo avere paura di questo, però se si è bravi all'estero si ha successo, quasi sempre. E l'estero ti consente di portare avanti ciò che tutti noi artigiani, imprenditori italiani che crediamo nel Made in Italy dobbiamo fare. C'è una politica che non ha paura e non deve avere paura del prezzo. Ovviamente non è facile perché i margini sono più ridotti.
molti pretendono dagli altri ciò che non pretendono da se stessi. Cioè le tue persone devono sapere che sono importanti per te, che tu non gli faresti mai niente di male e devi dimostrare tu per primo di mettere tutto l'impegno in quello che stai facendo e dando l'esempio che riesci ad avere una leadership di sostanza. Nel momento in cui tu fai la presentazione delle collezioni, noi dell'archetipo ci spostiamo proprio in gruppo, quindi tutte le persone, anche di settori e di ambiti diversi, insieme andiamo alla sfilata, che è il grande evento dell'anno, cioè le presentazioni delle collezioni. Ogni volta è adrenalina pura, nel senso che ti devi mettere in gioco. Tutto il gruppo si mette in gioco per questo. Quello che vogliamo raggiungere è diventare l'azienda leader del nostro settore. Ovviamente se ci riusciremo grazie all'impegno mio e di tutte le mie persone.